Mister Serpietri, il tasso tecnico insomma tra le due squadre oggi era abbastanza evidente, però comunque è una tappa di avvicinamento ad una partita che voi attendete con particolare insomma patema. Buonasera. Sì, vabbè, innanzitutto adesso ho Ceccano che è comunque una trasferta insidiosa e è una città che io non vedo l'ora di tornarci perché ci ho giocato 3 anni, quindi sono contentissimo di tornare a casa tra virgolette e salutare i vecchi amici. E poi dopo abbiamo recupero sì, con Lazio e lì cercheremo in tutte le maniere comunque di vincere la partita in modo da recuperare Ostella. La nostra tappa è quella, nel senso comunque non è solo una partita da vincere per il discorso dei 3 punti. L'unico neo potrebbe essere insomma il cartellino rosso rimediato da Lippolis e quindi insomma forse potrebbe anche non esserci. No, vabbè, speriamo che alla fine, vabbè, la lippata che, come la chiamo io, oggi c'è stata, ecco, questa cosa qua. Andrea era nervoso, e ho sbagliato forse io a farlo entrare in campo, in quel momento comunque andava gestito diversamente, però credo che poi alla fine, spero che comunque sia, prenda soltanto una giornata, come è giusto che sia, perché ha sbagliato, e sia pronto per Anzio, per il recupero con Lazio, anche se io lo volevo pure col Ceccano, perché io Andrea non rinuncio per niente a nessuna partita, neanche contro il Fontanalira, senza togliere niente a loro, ai ragazzi. Per chiudere comunque oggi minutaggio naturalmente a chi magari in altre partite lo ha trovato meno e hai trovato comunque risposte importanti. Sì, vabbè, ma consiglia che noi, la mia squadra comunque c'ha un livello medio-alto e devo dire che è molto difficile trovare spazio in una squadra del genere. Quindi c'è qualcuno che gioca di meno, ma solo per un discorso, ecco, mio, mentale, nel senso perché comunque ognuno di noi poi ha dei concetti, no, durante l'arco della partita. E oggi sì, ho fatto una rotazione, come giusto che sia, però i ragazzi sono bravi ragazzi, quindi capiscono quando c'è qualcuno che gioca di più, quando qualcuno gioca di meno. E forse è proprio quello la forza del girone di ritorno di questa squadra, quello che è un po' mancato nel girone d'andata, che c'è stato qualche incomprensione con qualche giocatore. E perché pretendeva da giocare forse di più, però diciamo che ormai questo non è più un motivo, diciamo, per creare disguidi all'interno della squadra. Tutto. Francesco De Angelis è qui oggi, insomma il tasso tecnico era decisamente diverso contro lo United. Che cosa comunque vi portate via da questa trasferta? Noi siamo una squadra, diciamo, nata l'anno scorso, tra virgolette, per sbaglio. Ovviamente non eravamo venuti a Aprilia, diciamo, per sperare di fare punti, perché obiettivamente se c'è un abisso tra noi e loro, è difficile che in questo sport in 60 minuti succedano degli stravolgimenti. Però stiamo scoprendo tante belle realtà, soprattutto qui in provincia di Latina. Sono trasferte un po' lunghette, i ragazzi, diciamo, li ringrazio ogni volta perché comunque sono molti sacrifici da fare, però ecco, scopriamo palazzetti o realtà nuove che purtroppo da noi, diciamo, non è che abbiano attecchito molto. Siamo ancorati al calcio a 11, il calcio a 5 è praticamente inesistente, tant'è che in questo girone siamo solo noi e Ceccano. Però ecco, bello, cioè, perdere di 10 gol e andarsene contenti, insomma, già è una mezza vittoria.